maggio. Casa Solievo compie 65 anni. Le bandiere che ogni anno in occasione del 5 maggio sventolano sul tetto dell'ospedale di Padre Pio sono il simbolo della vostra storia, della storia dei gruppi di preghiera e dei devoti di Padre Pio che con lui hanno voluto e amato la sua opera lungo questi 65 anni. Pace e bene a tutti. 65 anni dalla fondazione, 65 anni di amore dei gruppi di preghiere dei devoti di Padre Pio. Un po' come quando si fa un cinquantesimo di matrimonio, gli sposi dicono sì, sono 50 anni, ma sono molti di più, ce ne sono almeno 5 o 6 forse di fidanzamento. Così è la storia di amore dei figli spirituali e delle figlie spirituali di Padre Pio per questo ospedale. È cominciata tanti, tanti anni prima. Sin dall'inizio le bandiere sono state chiamate le fiamme, perché quella che si era formata intorno a Padre Pio non era solo una solidarietà basata sulla carità. Era una comunione a 360 gradi, diremmo oggi. La grande famiglia di Padre Pio era collegata da una catena di preghiere che avvolgeva la terra. Padre Pio, con la sua corona del rosario tra le mani, è riuscito a raccogliere il mondo intorno a Maria. Casa Solievo è stata il frutto del suo amore materno. Tutto comincia da Maria, dice la catechesi di questo mese. E questa catechesi vuole essere un grazie alla Madonna e voglio farlo un po' con tutti voi, in particolare con Giovanna, Concetta, Carlo, Renato, che si sono prestati per delle piccole interviste improvvisate. Sono solo i nomi di alcuni di voi, ma vi rappresentano in questo canto di amore alla Madonna che molti di voi hanno incontrato sin da bambini. Ho iniziato a pregare il rosario che avevo 5 anni. E devo dire grazie alla nonna materna, perché lei ogni pomeriggio pregava il rosario, per cui piccolina mi diceva testualmente: vieni, vieni figlia, mettiti accanto a me, io con la mia sediolina, questo è un ricordo proprio lucido che ho, mi affiancavo a lei dinanzi a questo altarino e iniziavamo la preghiera. Allora, buona giornata a tutti coloro che ascoltano questo video. E i miei ricordi partono un po' dall'infanzia. Mi ricordo che sicuramente da giovane, da bambino, il rosario lo recitavo spesso, diciamo, da bambino, perché facevo anche il chierichetto. Però dopo vado nel lontano 1998-99. Un santo sacerdote, un certo Don Giovanni Andreoli di Bardolino, ed è stato il mio direttore spirituale per 5 anni. Quando da Bardolino lo accompagnavo a Pai, sempre, ogni volta, recitavamo insieme il rosario. Ecco, e da qui è iniziato proprio il mio cammino. L'8 maggio si celebra l'anniversario della dedicazione del santuario di Pompei. I devoti di Maria di tutto il mondo si raccolgono insieme per la supplica alla Vergine e per dirgli il loro grazie. Tante volte quel rosario è riuscito a cambiare la loro vita.
Nel 92 io ho preso servizio in casa Sollievo della Sofferenza, 15 maggio 92. E io penso proprio da allora ho iniziato a dire il rosario. Mia madre è morta, mia sorella in depressione, mio padre reduce da un infarto grave. E allora padre, è allora che ho chiesto aiuto e piano piano il buon Dio ha scelto il meglio per me attraverso il rosario, attraverso la preghiera, attraverso ecco, la mia, il mio mettermi a disposizione. Il Signore entra nella vita di Carlo quando sembra che tutto diventi buio. Penso che sia una storia frequente. Un po' tutti siamo entrati nel tunnel, ma una grazia speciale ha portato la luce. Ero già adulta e ho questo ricordo fortissimo di questo pellegrinaggio a Loreto in Santa Casa. Davvero, come dice Padre Pio, la Madonna passeggia in Santa Casa, perché ricordo questo rosario pregato tra le lacrime, in cui veramente chiedevo la grazia di ritornare a Dio, la grazia della guarigione del cuore, e questo momento molto forte e anche la percezione di un ascolto, di una rigenerazione, come se Maria in quel luogo dove tutto è iniziato avesse rigenerato un sì, un mio sì nel suo sì. E ricordo con molta precisione quel momento, perché sento proprio che lì c'è stata questa nuova vita, una vita nella sua vita, un rigenerarmi come figlia amata, ed è stata una ripartenza che mi ha aiutato poi a fare un ulteriore cammino, credo, di crescita nella fede, perché sicuramente io sono convinta, lo posso dire per esperienza personale, che proprio quel buio, quella crisi possa poi servire al Signore per farci camminare, anche per farci fare percorsi diversi, da distaccarci anche da alcune abitudini della fede o da alcune situazioni in cui crediamo di essere bravi, credenti, buoni cristiani. Ho dei ricordi di infanzia in cui si praticava la recita del rosario sia in famiglia sia con i vicini di casa, e questo io mi ricordo che proprio pur avendo io 5, 6, 7 anni mi facevano guidare a me il rosario come un'esperienza bella, serena, che facevo da piccola. Poi basta, questa parentesi si è conclusa, io sono cresciuta e il rosario era l'ultimo dei miei pensieri. A un certo punto, in un momento molto difficile della mia vita, quando facevo tanta fatica ad andare avanti per problemi di famiglia e altri qui che non sto a raccontare, però ecco, non so come sono approdata da naufraga a San Giovanni Rotondo, e lì ho conosciuto Padre Pio. Questo è avvenuto 28 anni. Ho conosciuto Padre Pio e da lì la mia vita è cambiata, c'è stata proprio una vera e propria conversione, ed è cambiata anche perché ho iniziato un cammino nell'ordine francescano, quindi ho emesso la professione nell'ordine francescano secolare, e quindi San Francesco e Padre Pio, fra l'altro e fra le altre cose, mi hanno fatto conoscere l'importanza della Madonna e quale mezzo, quale strumento, quale modo più adatto nell'essere a contatto con Maria Santissima che non il rosario. Posso dire che la Madonna, almeno nei miei confronti, partendo diciamo sempre da quel tempo fino ad oggi, mi ha preso, l'ho scritto qua proprio su qualcosa che mi sono scritto prima, precedentemente, mi ha preso per mano e ho aggiunto, anzi per i capelli, non per mano, per i capelli. Credere non è immaginare qualcosa di astratto,
Gesù si fa uomo, si incarna in una storia concreta, sceglie la debolezza, la sconfitta per far trionfare la gloria di Dio. Il Signore ci chiede di amare la nostra debolezza, di non nasconderla, di non averne paura. Ci chiede anche però di non usarla come un alibi per stare fermi, per chiudere gli occhi di fronte alla grazia. Incontrare Maria, recitare il rosario, significa credere ancora una volta che la mano di Dio non si è fermata. Quelle fiamme di amore che sventolano sull'ospedale di Padre Pio continueranno a vivere anche oggi, se insieme a Maria riusciremo a farle sventolare con la forza dello Spirito Santo, quel vento che viene ogni giorno a rinnovare la terra. Pace e bene a tutti.